al fine di sensibilizzare e incentivare i comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti, sia da parte dei cittadini che degli esercizi commerciali, abbiamo approntato in sinergia col soggetto gestore un sistema puntuale di controllo. Infatti alla Polizia Municipale pervengono tramite gli ispettori ambientali e tramite le cosiddette fototrappole le segnalazioni che ineriscono per l'appunto conferimenti errati. Questo dà vita a un sistema sanzionatorio perché secondo noi è giusto intervenire quando non vengono rispettate le regole, perché è un gesto che va verso il decoro urbano ed è anche un gesto di rispetto nei confronti di chi si comporta responsabilmente nel conferimento dei rifiuti. Ovviamente non ci avvaliamo per disincentivare i comportamenti scorretti solo delle sanzioni, ma anzi poniamo in essere una serie di servizi e di sensibilizzazioni per incentivare il conferimento corretto dei rifiuti e dare opportunità alle nostre aziende e ai nostri cittadini. Ci riferiamo in particolar modo a un insieme di servizi, tra i quali ci tengo a citare quello recente che prevede, istituito da gennaio, il ritiro gratuito degli sfalci e delle potature presso le proprie abitazioni, così come un altro servizio abbastanza recente che sta funzionando molto bene, che è quello del ritiro e del conferimento dei manufatti in amianto. Spesso questo comportamento era difficile perché era un po' disincentivato dagli alti costi, se li assume l'amministrazione comunale c'è solo un piccolo costo di acquisto del kit e questo facilita di molto i cittadini che vogliono eseguire un conferimento, così come il centro di raccolta, la stazione ecologica itinerante. Quindi ecco un insieme di servizi, tra cui quello consolidato del ritiro ingombranti a domicilio gratuito e attivabile tramite il numero verde, che costituisce l'insieme della proposta e dell'offerta che facciamo ai nostri cittadini, perché è importante sempre di più porre occhio e attenzione a questa tipologia di situazioni. Allora, da quando ci sono le fototrappole e gli ispettori ambientali c'è un decremento, perché nelle cassonetti della cintura del centro storico oggettivamente c'erano numerosi abbandoni, ora ce ne sono assolutamente meno, e in tal senso vogliamo proseguire ponendo degli strumenti che saranno tra virgolette itineranti, posizionandoli anche nelle postazioni un po' più critiche delle frazioni, in modo tale da dare una risposta diffusa su tutto il territorio.